uccisa per 10 euro in più rispetto a quanto pattuito per una prestazione sessuale. Katia chiedeva 30 euro, ma Peter non li aveva. Pare che il resto del denaro se lo fosse giocato alle slot machine. È l'assurda ipotesi del movente che sarebbe dietro al femminicidio di Katia Dellomarino, la 41enne uccisa lo scorso 12 luglio e poi gettata nel greto del fiume Afra a Sansepolcro. Un reato efferato per cui è stato arrestato Peter Polverini, 24enne, un insospettabile. La donna è stata massacrata con un martello che lo stesso 24enne ha fatto rinvenire ai carabinieri che lo hanno arrestato. Coloro che lo conoscevano sono ancora increduli, come questo ex collega della sala SISAL di Arezzo a Campo di Marte. Ci dispiace per la famiglia, ci dispiace per lui, ci dispiace per tutto quello che è successo. Ecco, comunque quello che è successo è grave e sembra che sia davvero così, anche se personalmente non ci volevo credere, perché l'ho sempre visto come una persona a cui io personalmente portavo rispetto. Non l'ho mai visto giocare, mai. Io non l'ho personalmente, non ho mai visto Peter alle prese con il gioco d'azzardo, mai, e non, nemmeno parlandone. Non mi ha mai detto niente del genere, quindi questo non lo so confermare. Ha chiesto soldi? No, mai, assolutamente. Anzi, era proprio onestissimo dal punto di vista lavorativo, veramente un ottimo collega di lavoro, posso dire, questo con certezza. Incredulità e stupore anche a San Giustino, dove il 24enne risiedeva con la famiglia. L'ho visto crescere, è una cosa che non si aspettava proprio. Cioè, sempre stato tranquillo, gentile, non so cosa possa aver scatenato una cosa del genere. Incredibile, incredibile, perché, come ti ho detto, almeno finché lo vedevi, sempre tranquillo e tutto. Cioè, non ci credo, veramente, era un ragazzo in gambissimo, cioè è un ragazzo in gambissimo, io non ci credo. Vabbè, finché non finiscono con le prove, che non ci credo. Peter, all'arrivo dei carabinieri, avrebbe detto: vi aspettavo, siete stati bravi. Poi, tra la casa di San Giustino in cui è stato arrestato e il comando provinciale dell'arma di Arezzo, avrebbe raccontato com'è andata. Avrebbe persino ammesso: sì, l'ho uccisa io. Una confessione a tutti gli effetti che Peter però ha fatto non in presenza del suo avvocato e quindi per la legge non vale. Agli atti resta soltanto quello che ha detto davanti al PM Giulia Maggiore e al suo avvocato Roberta Blasi. In questa sede Peter si è avvalso della facoltà di non rispondere.